Ciao. Ciao ragazzi. Buonasera, buongiorno, buon salve. Buon tutto. Il primo live qua è stato veramente una bomba atomica. No, è stato figo. Ma diciamo, ah, diciamo che sicuramente salire sul palco, su un vero palco, dopo due anni di astinenza dovuto ad ovvi motivi che ovviamente tutti sapete, è stato spettacolare, cioè mi ha regalato personalmente, ma credo che parlando diciamo a nome di tutta la band, un'emozione unica. No, più che altro sai, è anche stato uno sbalzo improvviso, no? Perché ti trovi per due anni così chiuso in casa sostanzialmente a non far niente. E poi all'improvviso non è che hai un live magari sei in un pub e poi in un festival e dopo arrivi su sto palcone gigantesco. No, ti trovi da casa chiuso a sta tutto. Cosa gigantesca, cioè uno sbalzo tremendo, proprio un picco proprio. Poi ragazzi, ci tengo anche a raccontare un retroscena che ovviamente non si può capire se non lo sai. Quando noi abbiamo finito la presentazione di tutti gli artisti, noi, siccome dovevamo suonare per primi, abbiamo dovuto fare il cosiddetto quick change, che consiste nel cambiarci tipo in due minuti. Quindi noi, vestiti come eravamo, maglione, chi aveva il maglione, o la camicia, o la giacca, e il pantalone, e le scarpe, appena finite le presentazioni, quando Ludovico ha detto ai giudici potete sedervi, noi... Abbiamo corso letteralmente nel backstage, in cui c'erano già i nostri vestiti pronti. Abbiamo dovuto cambiarci, aperti però, cioè, pronti, esatto, per infilare le gambe dentro. I ragazzi dello stylist sono stati impeccabili. C'era io che mi allacciavo la camicia mentre uno mi cuciva il foulard, tipo nella... cioè una roba incredibile. E sinceramente è stato figo, perché comunque siamo saliti sul palco con un'adrenalina bestiale addosso. Che cazzo, carichi come dei caccia da combattimento. Esatto. Io ho più angoscia di quello che del live, perché là si incastra un bottone, ti metti la camicia sfasata. Sì. Cioè, infatti, retroscena, io mi sono messo la camicia sfasata. Ecco. Ho sbagliato col bottone, ce l'avevo tutta storta. Top. Però bene lo stesso. Però abbiamo rockeggiato, insomma, dai, ci può stare l'errore, cazzo. L'errore fa parte del rock, se no, robot proprio. Riguardo ad essere risultati tra i meno votati, è chiaro che un po' un pizzico di amarezza in bocca ti rimane, perché chiaramente accenta ancora lui l'amarezza, perché chiaramente se non fossi tra virgolette amareggiato da qual è dal risultato, vuol dire che non sei orgoglioso di quello che hai fatto. Noi lo siamo appieno, pensiamo di aver fatto una mega performance e ci siamo divertiti un mondo, quindi siamo anche molto felici. No, che altro aver visto che anche gli altri sfavoriti erano band, e band molto brave, veramente bravissimi anche gli altri ragazzi, mi ha fatto capire che insomma è quasi un complimento, nel senso veramente, cioè sarebbero tutte le band che avrei votato io se ero a casa, quindi sì, senza nulla togliere agli altri, ma idem. Certo che da band vediamo le band come i nostri compagni, insomma, più di un solista è una, cioè, è una cosa che vivi assieme. Chiaro che comunque io avrei votato più Bengala Fire degli altri, però io no. Allora, io vabbè dai, io avrei dato un po' a tutti. Pur che ci sia il rock nel palco di X Factor. Inizio della prossima settimana, ci stiamo preparando. Abbiamo fatto l'assegnazione ieri con Manuel. Super figo, non vi possiamo dire niente. Bel pezzettino, veramente, esatto. Facciamo solo così. Ci sta, ci sta. Siamo molto felici. Anche Lazio Shake stanno lavorando molto bene. Anzi, li ringraziamo, sempre a bomba. Quindi anche per prossima settimana siamo felici. Abbiamo voglia di riscattarci, visto il risultato della scorsa settimana, anche se come ho detto prima siamo lo stesso contenti. Ma certo. E vogliamo spaccare ancora di più. Abbiamo come l'altra volta, è un concerto, e quindi nei concerti devi divertirti e dare il meglio, sempre. Exactly, noi è un yes. concerto, infatti. Manuel ci ha dato una cosa che sinceramente ha fatto molto piacere l'altra sera dopo il live, cioè ha detto: da voi la gente si aspetta il top. Quindi dovete riuscire ad alzare sempre di più l'asticella, perché andare indietro risulterebbe subito un, non lo so, un fallimento, un comunque non... Si vedrebbe. Si vedrebbe, esatto. Quindi noi stiamo veramente lavorando a manetta per essere felici e per dare il più possibile anche a voi questa sensazione, entrare un po' nel mood del nostro pezzo, ecco.
Benissimo. Vi salutiamo. Sì, ricordiamo l'appuntamento. Vabbè. Giovedì 21:15 Sky 1. No, in live. No, anche. Sì. Giovedì, facciamolo così, giovedì 21:15 Sky 1 now. Giovedì 21:15 Sky 1 now. Giovedì 21:15 Sky 1 and 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 now. Giovedì gala fai, venga la fai, venga la fai, venga la fai. Bellissimo. Dai raga, ci becchiamo. Ciao, ciao, ciao. Grazie di cuore. Ci vediamo presto. Ciao.